Potere al Popolo ha scelto Battipaglia come sede dell'Assemblea Nazionale sul Lavoro tenutasi ieri presso l'Aula Magna della Scuola De Amicis. Al centro del dibattito la crisi occupazionale che interessa da anni l'Italia, di cui la questione della Treofan rappresenta l'esempio più evidente. Presenti numerosi esponenti di spicco del partito, fra cui il portavoce nazionale Giorgio Cremaschi. La scelta è per solidarietà immediata adesso a questa lotta delle lavoratrici della Treofan che sono di fronte alla chiusura della fabbrica e per la quale per il momento bisogna dire risposte vere, adeguate alle loro richieste non ci sono. Perché questa è la verità, bisogna sempre dirsela la verità, soprattutto quando ci sono di mezzo i posti di lavoro. Fino adesso il governo ha risposto a parole, risposte vere non ci sono. E qui io credo che sia l'esempio di ciò che sta avvenendo in gran parte del Mezzogiorno e anche nel nord del paese, ma soprattutto nel Mezzogiorno, cioè un processo di devastazione industriale, di chiusura di aziende a cui non c'è una risposta diretta, perché non ci, e devo dire non ci può essere finché questo governo, come tutti i precedenti, la verità è questa, pensa che la cosa si può risolvere ricorrendo al mercato. Il mercato distrugge in questo momento, non costruisce. Qui si tratta di fare un'altra cosa che in Italia una volta si faceva con la GEPI, cioè oggi c'è Invitalia che potrebbe fare questa cosa, cioè intervento pubblico diretto per impedire la chiusura delle aziende, per farle sopravvivere e quindi per fare in modo che queste aziende magari domani siano anche comprate da un imprenditore, ma non da uno sciacallo. La soluzione che prospetta il governo è sostanzialmente uguale a quella dei governi passati, cioè un anno di cassa integrazione e poi in attesa che gli imprenditori, che comparga un cavaliere bianco che salvi queste aziende. Ecco, non compare il cavaliere bianco, compare il cavaliere nero.